Il convegno dedicato ad Andrea Emiliani, dunque, non riusciremo a farlo. Il coronavirus colpisce anche la possibilità di tenere questo tipo di iniziative. Però, in omaggio alla politica regionale, che ispira un motto, la cultura non si ferma, noi vogliamo continuare comunque a preparare questo convegno che terremo in autunno sicuramente. Un convegno che avrebbe dovuto aprirsi esattamente il giorno in cui era passato un anno dalla scomparsa di Andrea Emiliani e che vogliamo comunque aprire con questo tipo di iniziativa. Una breve introduzione da parte mia dei temi che sarebbero stati trattati e poi un dibattito che sarà effettuato online a questo punto e non direttamente, raccogliendo testimonianze, raccogliendo contributi, raccogliendo anche domande, in modo tale da far sì che il convegno d'autunno sia davvero una grande discussione, come in genere non si fa mai. In genere i convegni sono delle occasioni nelle quali o qualcuno viene con delle bellissime relazioni già pronte, oppure c'è una discussione un po' ispirata dalla contingenza. Qui in questa maniera e in qualche modo utilizzando il tempo che ci è dato dal coronavirus, noi vorremmo invece a questo punto fare un'operazione culturale di tipo diverso. Perché una gigantesca vitalità? La gigantesca vitalità non è tanto secondo quello che si può immaginare, non è tanto quella di Andrea, ma quella del patrimonio culturale che Andrea descrive in questi termini nel suo famoso libro Una politica dei beni culturali, di cui vi mostro la prima edizione. Però è anche in realtà la vitalità di Andrea, che è un organizzatore di cultura instancabile. Come tutti noi sappiamo, che attraversa la seconda metà del XX secolo e segna e lascia un segno indelebile nella vita del patrimonio culturale italiano fino ai nostri giorni e noi auspichiamo anche oltre. L'Istituto dei Beni Culturali è ovviamente particolarmente grato alla figura di Andrea perché Andrea non è stato solo il fondatore. Andrea, attraverso la riflessione fatta sul patrimonio storico-artistico, ha creato lo spazio, diciamo così, semantico, culturale, politico-amministrativo che oggi consente all'Istituto dei Beni Culturali di esistere. Se non ci fosse stato lui, all'epoca, insieme con Lucio Gambi, un istituto come il nostro non avrebbe avuto neanche senso, perché in quell'epoca, non dimentichiamoci, gli anni 50, gli anni 60, i beni culturali erano un campo estremamente ristretto, si parlava dei beni di sommo pregio, di carattere storico, artistico, archeologico o bibliotecario, archivistico, ma ben poco altro. È stato Andrea ad allargare questo perimetro, a riconoscerne l'allargamento sulla scorta, certo, del grande dibattito aperto dalla Commissione Franceschini negli anni 60, ma a tradurlo poi in una politica attiva che la regione Emilia-Romagna, all'epoca guidata da una mente illuminata, quella del suo primo presidente Guido Fanti, fece propria e poi realizzò attraverso questo istituto che rappresenta, potremmo dire, una sorta di incunabolo di quella che poi è stata la politica nazionale di protezione del patrimonio culturale. Ecco perché l'occasione di ricordare Andrea Emiliani non è solo un'occasione locale, non è solo bolognese, non è solo emiliano-romagnola, ma è un'occasione di livello nazionale. Io in questo momento non voglio assolutamente ripercorrere le tappe della vita di Andrea. Ci ha pensato Vittorio, suo fratello, con un libro che è uscito da pochissimo e che invito davvero a leggere perché è una sintesi preziosa di tutte le attività che Andrea Emiliani è riuscito a realizzare
non solo di tipo istituzionale come soprintendente, come creatore dell'IBC, ma anche di, come promotore di cultura, come organizzatore di mostre, come organizzatore e promotore di attività editoriali di grandissimo livello che rimangono non solo nella storia della editoria emiliano-romagnola, ma dell'editoria nazionale. E poi non dobbiamo dimenticare la sua partecipazione insieme a Lucio Gambi a quella grande e importantissima fase che diede vita alla storia d'Italia Einaudi, nella quale i semi, potremmo dire così, della riflessione di questi due studiosi furono gettati e poi da lì è nata una vera e propria stagione che ha fruttificato successivamente, che soprattutto attraverso l'istituto è riuscita a sopravvivere. Non voglio parlare di questo perché ci penseranno altri a farlo. Voglio semplicemente dire che l'istituto continua esattamente sulla linea tracciata dai suoi fondatori. I tempi sono cambiati, le forme dell'impegno sono cambiate, ma lo spirito non è cambiato. Lo spirito, cioè, di Lucio Gambi e di Andrea Emiliani, quello di considerare il patrimonio culturale una grande opportunità di crescita sociale per l'intero nostro paese, non è cambiata. È ancora un grande obiettivo da perseguire in questo paese e non solo in questo paese. Come avevamo organizzato il convegno? Quali erano le fasi di questo convegno che noi poi materialmente terremo in autunno? Prima di tutto i promotori oltre all'IBC erano la Soprintendenza di Bologna, il Polo Museale di Bologna dell'Emilia Romagna, l'Università di Bologna, l'Istituzione Bologna Musei del Comune, quindi istituzioni pubbliche accompagnate da due fondazioni che hanno visto Andrea lavorare lacrimente, la Fondazione del Monte e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola, e insieme avevamo creato questa opportunità, questo pacchetto di azioni che poi dovevano andare a sostanziarsi in alcune tavole rotonde, alla quale abbiamo invitato, e io sono davvero grato per la risposta straordinaria che c'è stata, molte personalità e studiosi di livello nazionale, i quali si sono dimostrati ben pronti a discutere insieme a noi delle tematiche che Andrea ha lasciato in eredità alla nostra riflessione. Ci sarebbe stata una prima tavola rotonda dedicata al progetto culturale di Andrea, inevitabilmente le sue caratteristiche fondamentali, una riflessione anche sulla bibliografia di Andrea Emiliani, che è in corso di redazione, che noi speriamo veda presto la luce. E poi c'erano tavole rotonde più tematiche. I confini del patrimonio Andrea Emiliani li ha allargati, li ha inserito dentro arti minori, architetture contadine, oppure centri storici sperduti sull'Appennino. Ha allargato i confini del patrimonio. Che cosa significa questo oggi? E che cosa significa soprattutto in relazione alla nuova sensibilità che non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale interessa il patrimonio culturale? E poi il sempiterno tema della tutela dell'amministrazione, quello che affatica tutti i grandi professionisti del patrimonio e che naturalmente ha visto coinvolto anche Andrea nella sua veste di grande funzionario dello Stato. Una questione molto delicata, soprattutto perché oggi come oggi ci troviamo di fronte a un allargamento per l'appunto dello spazio del patrimonio, e quindi la stessa funzione dei funzionari statali evidentemente cambia rispetto a un tempo. Dopodiché la questione della valorizzazione fra definizioni e percorsi. Perché? Perché le definizioni sono varie, il codice dei beni culturali, come sappiamo, è molto avaro dal punto di vista dei riferimenti alla valorizzazione, ma la valorizzazione invece è uno dei grandi temi aperti nel nostro paese. La Costituzione riserva alle regioni un particolare impegno nel compito della valorizzazione, ma noi sappiamo che Andrea Emiliani, attraverso la stagione delle grandi mostre,
mostre di ricerca, mostre che riuscivano a restaurare beni, che quindi erano messe al servizio della conservazione del patrimonio. È riuscito a creare una sensibilità per i beni culturali che era quella che aveva in qualche modo vaticinato nei suoi scritti. E poi il tema del paesaggio, che è un'altra grande questione aperta dei nostri tempi. Sappiamo che l'Istituto dei Beni Culturali avrebbe voluto, con Lucio Gambi e Andrea Emiliani, creare una conoscenza del paesaggio di tipo illuministico che fosse al servizio della pianificazione urbanistica, una visione davvero modernizzante che all'epoca parve eccessiva rispetto a quelle che erano le pressioni dei gruppi di interesse, ma che oggi può tornare di moda in forme ovviamente aggiornate. Ed infine, ultima grande questione, il patrimonio culturale e vis polemica. Una tradizione italiana, cosa vuol dire? Vuol dire che il patrimonio italiano fin dalle origini è sempre stato oggetto di feroci polemiche sui giornali, attraverso la pubblicistica, attraverso i libri, lo scontro fra illustri personalità della politica e dell'arte, o della storia dell'arte. E allora che cosa ci dice questa tradizione che sembra quasi un genere letterario? Il patrimonio italiano si può narrare solo così? È giusto farlo in questi termini? È opportuno farlo in questi termini? O non perdiamo qualcosa in questa forma di narrazione particolare che naturalmente ha come obiettivo quella sollecitazione di un interesse pubblico, ma che rischia d'altra parte di perdere in profondità quello che riesce a recuperare in visibilità, in allargamento della platea. E d'altra parte c'è da chiedersi se viceversa, in forme diverse, il patrimonio non sarebbe così importante, così visibile, così centrale come invece è oggi nel nostro paese. Quindi, come si può vedere, un'articolazione complessa per la quale avevamo, ripeto, chiamato a confrontarsi moltissime persone, moltissimi amici, anche amici di Andrea, ovviamente, e che noi riteniamo possa costituire il supporto, la base di un'analisi che possiamo compiere anche da remoto in questi mesi. Riflettere bene, rileggere le pagine del nostro indimenticabile Andrea e poi ritornare tutti quanti a vederci in autunno, a discuterne e a celebrare così, in una maniera non rituale, ma come sarebbe piaciuto a lui, in maniera costruttiva, in maniera progettuale, in maniera illuministica, voglio usare questo aggettivo, davvero una stagione per riuscire ad aprire una nuova stagione, non solo nella nostra regione, ma intercettando una sensibilità collettiva che attraversa tutto il paese. Grazie e arrivederci.